Signore e signori, amici e amiche di Player Inside, all'improvviso, così all'intrasatta, Bandai Namco e From Software se ne escono con un nuovo story trailer del DLC Shadow of the Erdtree 3 di Elden Ring. E che facciamo? Ce ne priviamo, signori, noi che abbiamo seguito il gioco fin dal primo trailer del gioco base, siamo qui a guardarlo insieme. È uno story trailer, quindi dovrebbe approfondire un po' quella che è la lore del gioco, la storia del gioco. Vediamolo insieme, vediamolo insieme. Peggy 16. Sì, meno male, ci posso giocare, ragazzi. 16. C'è un po' d'emozione, eh? Mikula the Kind spoke of the beginning. The seduction and the betrayal. An affair from which gold arose. Che per la prima volta siano un po' più chiari a livello di lore, ragazzi. And so too was Shadow born. Dalla seduzione di Michella nacque l'oro e l'ombra, sempre questa contrapposizione fra oscurità e luce. E seguì una guerra inaudita. One that could never be put to song. Eccoci con il nuovo protagonista di questo DLC, Mesmer, l'impalatore. Non vado errato, eh. Ah, ragazzi, ma quanto è bello questo. Si era già visto, ma quanto caspita è figo, quanto è fatto bene. Mi piace tantissimo, è un mostro nel vero senso della parola. Che un insieme raffazzonato di elementi equini, bovini, leonini, canini, umani. Ecco l'albero, con loro che cola. And so kindly Mikula would abandon everything. His golden flesh, his blinding strength. Quindi Michella che rinunciò alle sue carni, alla sua forza, al suo destino. But we are not deterred. We choose to follow. Eccoli. Elden Ring Shadow of the Erdtree. Che se già il livello d'attesa era alto, il 21 giugno 2024, ragazzi, io sono già lì. Ora, siccome sono stronzi, mi fanno vedere sicuramente la Collector's Edition. No? Ah, no. Però pre-order now, che... Ecco i in-game bonus. Eccola, eccola, signori. Allora, sì, l'abbiamo presa comunque. Nel senso, la Collector's Edition è stata... Alla fine è stata acquistata. Vabbè, questo è un piccolo aneddoto. Nel senso che avevo avuto dei problemi come tanti, no? Si erano già sucati i soldi sullo store di Bandai Namco, che però poi a distanza di soli 2 mesi mi ha detto che quei soldi sucati effettivamente corrispondevano alla prenotazione e della Collector's Edition e dell'elmo che ho preso, appunto. Beh, ragazzi, io direi che potremmo anche un po' rivederlo, però... Oddio, c'è poco da rivedere, secondo me, nel senso che ci narra la storia in una maniera, per la prima volta, un po' più didascalica. Cioè, per la prima volta si capiscono un po' le origini del sacrificio di Michella, della contrapposizione tra oro e oscurità, oro e tenebre. È tutto abbastanza chiaro. Io non vedo l'ora, ragazzi, di metterci sulle mani. E tra l'altro, insomma, prima di arrivare a giocare il DLC, sono intenzionato a fare un ripasso, ecco, di Elden Ring in live per la trama principale, per la storia principale, per poterci arrivare preparati. Peraltro sto preparando qualcosina per allora. Devo ancora aspettare
diciamo, qualche conferma anche da parte di alcuni colleghi, però ci sarà modo di divertirsi in un modo o nell'altro, voi non preoccupatevi. Signori, direi che questo trailer per la prima volta è stato più didascalico del previsto, più inaspettatamente chiaro di molte altre volte, sempre in maniera assai, assai relativa. E magari poi approfitteremo per approfondire, insomma, tutto ciò che ci ha mostrato questo trailer in una maniera ancora più specifica e, come detto, ancora più approfondita. Signori, fatemi sapere qui sotto che cosa ne pensate. Se giocherete, va bene, neanche a dirlo, il DLC di Elden Ring Shadow of the Erdtree e quanto lo state aspettando da... Scrivete qui sotto da 0 a 10, quanto? Anche se scrivete 0, va bene, vuol dire che non lo aspettate, però vi ringrazio lo stesso per aver visto, non so per quale motivo, a questo punto, questo video. Grazie mille ragazzi, alla prossima.